Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova live su Spider-Man 2. Prima di qualunque cosa ragazzi, voglio fare una parentesi. Il brano che avete appena ascoltato è un brano free praticamente, disponibile su Streamlabs attraverso un'applicazione. Il brano si intitola Invincible di François Rousselot. Voglio dire, era perfetta, l'abbiamo beccata a caso. Era perfetta per Spider-Man 2. Quando l'abbiamo ascoltato ho detto: mamma mia, ma senti, è perfetta, sembra un brano della Marvel. Perfetto. Detto questo, grazie per essere venuti in questa live. Andremo a vedere ancora Spider-Man 2. Sono curiosa di vedere come va avanti perché si sta sviluppando una storia particolare con Henry. L'amico di Peter che dopo una malattia è tornato fuori con un potere strano, probabilmente riesce ad allungarsi, si è fatto una specie di tuta da supereroe tutta nera con e improvvisamente è anche apparso un simbolo tipo quasi qua, come un ragno bianco e Peter non sa che cos'è. Ovviamente noi sì, chiaramente è Venom, ma comunque si sta venendo fuori questa situazione. E sono curiosa di vedere come va avanti perché dopo una bella scena di combattimento e di lotte è successo questo e siamo rimasti tutti abbastanza insomma con gli occhi sgranati perché accidenti. E prima di andare avanti con il gioco voglio ringraziare ancora Andre80TTV per il raid che ha fatto oggi e quindi di conseguenza no problema uno BigBoy77TTV e Fox and Cat Online per essere per aver fatto il follow. E poi ringrazio anche Ed Amifers che ha fatto un altro raid durante la live di Ranch Sim. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Andiamo. Allora, abbiamo l'obiettivo di missione principale che è lì. Andiamo a vedere anche che cos'altro possiamo fare da queste parti. C'è una scorta di Prowler a Hell's Kitchen e poi abbiamo anche un ricordo di Marco qui a Midtown. E ovviamente mi si sta scaricando il controller. Un secondo, ragazzi, arrivo subito che lo metto in carica. Un secondo solo. Rieccomi, non avevo il cavo pronto. Allora, sì, da queste parti abbiamo solo questo, poi vabbè, ci sono delle opportunità fotografiche che al momento vorrei evitare, e la lotta contro il tempo di Mysterio, ma è oltre il nostro obiettivo di missione. Facciamo così, andiamo prima a farci questo ricordo di Marco e poi andiamo verso la missione principale. In là. Dov'è? Qui sotto. Marco, se riesci a sentirmi, sappi che non amo i burattini. Grazie.
Ok. Dov'è il cristallo di sabbia? Adesso andiamo verso la missione principale. Salve Ben, novità dal processo del secolo. Il popolo di New York contro Norman Osborn. Ricordate il respiro del dialogo e di come un paio di anni fa il sindaco Norman sia stato indirettamente responsabile dell'avvelenamento della città? Beh, i suoi avvocati continuano a rallentare la macchina della giustizia. Mia fonte in aula ha detto che presentano mozioni pretestuose per prendere tempo. Amici legali, scusatemi, ma a volte tocca dire. Maledetti azzeccagarbugli. Ci sentiamo? Alla prossima, ragazzi. Questi fanno sempre comodo. Ha fatto un po' di casino. Allora, il dottor Connors? Ancora niente. MJ, notizia cattiva. I cacciatori sono a casa di Connors e lui è scomparso. Notizia buona, forse sono tornato. Direi oltre il fiume. Forza, ci aspetta. Cavolo, gli è caduto il telefono lì. Ok, a quanto pare dobbiamo controllare MJ adesso. Ma come glielo dici se ti sei persa il telefono? Requisisci uno di questi, fai prima. No, eh? Allora, stanno cercando di riattivare i suoi geni da rettile. Ok.
stanno studiando il dottor Connors. Andiamo avanti. Sembra si siamo accampati qui. Dall'altra parte. Chi c'è? Non mi piace sentirmi osservato. Forse di qua, eh? Gli effetti del sedativo svaniscono con il tempo, se ti colpiscono più volte perderai i sensi. Schiva al riparo. Tu sei nel posto sbagliato, cazzino. Ti concederò una morte là. Ora ti prego. Meglio così. Qui non si può fare nulla, andiamo avanti. Devo separarli. In molti hanno cercato di ucciderlo, sia uomini che bestie. Ma credo che sia lui. Hai ragione. Sepolto vivo tra le macerie. Stretto tra le fauci di un leone. Vado a vedere. Non ci sono documenti o cose qui. Posso uscire da qui? No. Cosa c'è qua su? Oh, ecco, vedi? Oh mio Dio, Voldor. Esatto. Devo trovare Connors. Un'altra notte macchiata dal silenzio della morte. Non ero certo di potermi tappare le ali. Pensavo che il diavolo li avrebbe sconfitti. Ma neanche loro l'hanno salvato. È morto. Perfetto. Il suo telefono. Non ti svegliare. Harry, sono MJ. Sono in uno zoo abbandonato nel Jersey. Batteria scarica. Non fatelo.
non capite? Sì, dobbiamo liberarlo. Hanno usato un codice per entrare nella gabbia e servono delle chiavi per le catene di Connors. Devo cercare in giro. Ciao, no problema uno, bentornato. Tutto bene, tu? Allora, vediamo come arrivare lì. Pure io, grazie mille. Cenato? Sì. Però no. Allora, me la gioco così intanto. Follower, grande, stai crescendo. Sì, grazie a voi ragazzi. Interessante, ma nell'affrontare un predatore si è limitato a combattere per la sopravvivenza, non per imporre la sua superiorità. Era feroce, spietato, sincero, ma non abbastanza. Anche nella morte, i suoi occhi mi fissano come se volessero uccidermi. Ma la mia fortuna si è esaurita. E ancora una volta mi ritrovo solo. Erano due, perché adesso ne vedo uno solo. Ah, ok. Allora facciamo così. Allora, suppongo che debba andare lì, però in realtà il nostro obiettivo sarebbe quello. Allora, io provo a fare una cosa. Allora, due obiettivi, uno lì e uno da quella parte. Vediamo questo prima. Me la vedo molto male. Come ho detto. Infatti. Hanno usato un codice per entrare nella gabbia e servono delle chiavi per le catene di Connors.
Allora, purtroppo me lo fa ricominciare da qui. Dunque. Allora, questo lo devo fare perché sennò mi dice che non l'ho fatto. E poi. No, ma visto. Essere vicino. Ok, visto che tanto devo andare da questa parte, allora faccio questa parte. Con la speranza che nessuno mi veda questa volta. Sono uno davanti all'altro. E sono in tre, non in due. Via. Via che... Ma pista. Mannaggia. Di nuovo. Rifacciamo questo. E dai, ma... Dunque, si diceva. La cacciatrice con il codice deve essere vicina. Io ho assistito.
Ma dai. L'ho vista. Non so come affrontarli quei tre. Però aspetta, mi viene in mente una cosa. Questo posto dove va? Allora, fare così. Torniamo un attimo indietro. Facciamo comunque in modo normale quei tre, quelli che stanno qui. Serena, anche se non scrivo, sappi che ci sono. Ti lascio la live aperta. Grazie. Grazie. Questo è un punto che sicuramente va fatto. Ok, e fatto questo, tornerei appunto da quella parte. E però, dopo questo, anziché andare lì, io girerei un attimo di qua. Per osservarli un attimo. Dove va quello? Bene. Questa è la calda notte. Questo è lo zoo che ha chiuso per l'attacco del leone al guardiano. Con il codice passato qui. Ma dov'è adesso?
tutti quanti, sì. Se te la senti, vai. Allora, guarda un po'. Nominativi radio. Vediamo chi è questo Mongus. Ciao, Gary. Aspetta, fammi guardare anche qui. Tante volte c'è anche dell'altro. Poesia in Simcarion. È la sua madrelingua. Vegre, Yohir. Il suo Simcarion è perfetto. Spero di essere all'altezza. Ok, recuperiamo il codice. E che vuol dire recuperiamo il codice, scusa? C'è un altro da vedere? Meglio rispondere prima che Karen si stanchi. Sì. Andiamo, MJ. Il tuo Simcarion è ancora discreto. O meno. Rispondi. It Vika, Vika, Wongusnak. Vika, Etekvosh. Karen, Elegen Vana Ivashai. Vol Vana Kakesule Kaskoluk. Akodo, Shurasata os Informatius, Nablandan. Te pedigas tutan, Nat. Mienongon beselets velem. Nehiv tovet. Merta feyet bekerret. Non è andata male. Ok, meglio sbrigarsi prima che arrivi. Dov'è quella lavagna? Dovrebbe essere questa. E a questo punto proviamo ad andare dall'altra parte sperando di riuscire a superare questo pezzo. Senza che nessuno se la prenda male. Ma no, questo non è Assassin's Creed Mirage. Dimmi che non mi stanno osservando. Ti prego, funziona. Non si possono disattivare questi, perché quando arrivano sono guai. Si muove. Controllo. Palla fuori. Vado a vedere. Proviamo.
mica me lo dava, eh. Che gli succede? Nasconditi pure, bella. Ovvio che mi nascondo, non è che mi faccio vedere, sai? Saliamo. Speriamo che non ci sia nessun altro. Ma non è l'unico. Gli spiriti dei morti ti preoccupano tanto. Forse dovresti cercarti un altro. Non siamo messi benissimo. Arrenditi. Non siamo messi benissimo. Ho visto dove si nasconde. Qualcuno la vede? Con molta pazienza. Subito. Vabbè, andiamo. Ok, Doc. Ora la tiro fuori. Sembra che Craven stia venendo. Dobbiamo andarcene. Mamma, aspetta. Ci osservano. Sta
sta venendo qui. Dobbiamo aspettare che si volti. Ho un cacciatore a terra. No, 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 no. Pensavo fosse fermo. Non pensavo che qui. Ecco. Questa bestia. Il suo nome è Kurt Connors. È un bravo uomo. Non esistono uomini buoni. Solo buone prede. Sulla collina, quella struttura in vetro. Presto, presto. Vi apriamo un varco. State attenti. Sarà una bella lotta adesso, eh. Aspetta, perché io non riesco a capire neanche dove stanno questi. Mia. Cioè non vedevo neanche dove stavano. MJ, prosegui, ma resta giù. Capito? Salva!
bloccano la strada. E hanno portato qualche animaletto da casa. Io sento. Mi prego. Siamo quasi dopo. Dai, pensi a respirare. Ok. Non mi scappi. Che è? Va bene, voi due? Per ora! Non ci voleva! Dobbiamo toglierli di mezzo! Non rovinerete la noce del nostro. Perché? Si sta divertendo? Infatti! Nessuno apprezza più i colpi di scena! Se il vostro capo è così forte, perché non viene a combattere? Non spreca il suo tempo con voi! Ma il vostro sì! Scarsa autostima in questo gruppo! MJ, come procede? Voi teneteli impegnati! Fidi di noi, dottore! Andrà tutto bene! Ti prego! Non deve succedere di nuovo! Spider-Man! Ok, sarà una battaglia campale, ho capito. Guarda se non viene fuori l'Hazard adesso, eh. Viene fuori l'Hazard.
stanno ha eseguito il costume sbagliato per questa sequenza. Vedila così. Sarà la tua cicatrice migliore. Già. Angie, credo di non respiro. Ti ammazzo! Harry! Allora fallo! Occhio! Lo so. Shh, è tutto ok. Va tutto bene. Non ci vedo. Non ci vedo di più. Un passo alla volta, ok? Andiamo. E dove vuoi andare? Aspetta. No. Guarda, siamo quasi. Pete, parlami. MJ. Ci siamo quasi. Resisti. Resisti. Quinta elementare. No. No, non mi tocca del ragazzo, eh. No. Devi restare sveglio. No! Che è successo? Io non lo so. MJ, portalo via da qui. Ci penso io. Che sensazione! Ancora vivo! Il vostro capo deve affinare la mira! Ragazzi, sto facendo un combattimento normale, non sto facendo mosse particolari. Cioè, è diventato potentissimo. Sto bene.
sembra. Vorrei dell'acqua. Acqua, arriva. Così la tuta ha guarito. Già. Quindi senza di essa. Ok, dobbiamo trovare un modo per restituirla. Come hai fatto a darmela? Io non lo so. È successo e basta. Ok, proviamo. Pete, hai qualcosa? È la lama del pugnale che l'ha quasi ucciso. Stai bene? Sì, sto bene, devo riprovare. Avanti. Mi dispiace. Non so cosa può fare. Dobbiamo trovare Connors. Che sei? In questo momento è un rettile pauroso. Grave. Il siero ce l'aveva al collo e l'ha usato sul dottor Connors. Se troviamo quel siero, noi potremo analizzarlo e sviluppare una cura in laboratorio. E liberare il dottor Connors dalle grinfie di Lizard. Io inizio a cercare Grave. Probabilmente sarà già sparito da quello zoo. Beh, per nostra fortuna. Ha lasciato una pista da seguire. E ora però abbiamo la tuta nera. Allora, andiamo a vedere che cosa ci è arrivato. Iniziare da lì. Ottima idea. Stranamente sto alla grande. Succedeva anche a me. Ma come funziona? A dire il vero non lo so. Io penso e tutta mi ascolta. Ok, forse ci aiuterà a trovare Kraven e il siero. Questa volta non farti pugnalare, per favore. Di solito evito. Me la caverò, promesso. Allora, guardiamoci un attimo intorno. Qui davanti abbiamo la lotta contro il tempo. Poi cos'è questo? Ok. Dunque, la missione principale continua qui. Potremmo provare a fare questa, intanto tanto ci sta davanti. Per quanto riguarda i costumi, abbiamo una nuova serie di costumi qui per Peter da sbloccare, anche se in realtà noi abbiamo questi, ma comunque al momento non li sblocchiamo perché abbiamo una tuta particolare, quindi dovremo andare avanti con quella. E nulla per Miles. Aspetta, tecnologia costume, abbiamo qualcosa? Ma mi sa che non abbiamo i pezzi sufficienti per fare queste cose qui adesso. No, 35 su 210, non penso proprio riuscire a fare qualcosa per questi. Sì, infatti. Per i gadget stessa cosa, abbiamo troppi pochi pezzi, però abbiamo un punto abilità che possiamo sbloccare. E possiamo fare questo: attacco simbiotico, premi L1 e triangolo per sferrare un attacco in direzione dei nemici, raduinarli e lanciarli in aria.
Facciamo questo perché effettivamente avendo questo tipo di tuta potrebbe funzionare. Dai. E quindi adesso abbiamo sbloccato la possibilità di fare lo strattone simbiotico. Però non abbiamo il punto abilità per farlo. Allora, andiamo a fare la missione quella con Misterio. Ok, pensavo di aver visto qualcosa, ma invece no. Un misterio. Devo informare Miles. Ah, devo passare l'altro a Spider-Man, quindi. Allora, facciamo una cosa, visto che dobbiamo passare a questo Spider-Man, cambio la tuta di Miles. Tanto queste le abbiamo fatte tutte, giusto? Sì. Ah no, però aspetta, perché mi servono comunque i pezzi e questi non ne ho tanti, quindi va bene così, dai. Serve aiuto? Il Mysterium è stato infettato da un virus di qualche tipo e ha intrappolato qualcuno. Se esegui la condizione di Breakpoint, il sistema dovrebbe riavviarsi. Cerca solo di non farti male. Come potrei farmi male se è solo un'illusione? Questo, amico mio, è ciò che stiamo per scoprire. Esegui colpi di grazia sui nemici. E dobbiamo farlo entro un certo tempo. Ok, proviamoci. Un momento, aspetta! Tieni duro, sto arrivando! Ok,
Un momento, aspetta! Tieni duro, sto arrivando! C'era quasi. Un momento, aspetta! Tieni duro, sto arrivando! Allora, un secondo di pausa, bevo un po' e arrivo subito. Un secondo. Rieccomi. Allora. Non puoi salvare nessuno se non salvi te stesso. Yeah.
No. Sempre quando c'ero a un passo. Però faccio le mosse e non le fa. Non ci credo. Yeah!
Potrei avercela fatta. Ce l'ho fatta. Non ci sento, sono fuori. Va tutto bene. Sei al sicuro. Ce l'ho fatta con loro. Notevole. Ora capisco perché ti chiamano supereroe. Esci. Ce l'ho fatta. Vediamo una cosa, cos'è questo? Diario di sviluppo Mysterium 1. Vediamo. Per prima cosa serve una presentazione per gli investitori. Tu stai registrando, sì? Sì, esatto. Non capisco perché dobbiamo registrare tutto. Perché tutti noi un giorno diventeremo famosi e i nostri fan vorranno conoscere tutti i segreti del dietro le quinte. Oh, d'accordo. Per la presentazione potrei creare un musico prototipo fuori di testa. Bella idea. E ricordiamoci che dobbiamo trovare un nome per le nostre attrazioni. Che ne dite di Mysterium? No, no, no. Non useremo il nome Mysterium, non se ne parla assolutamente. Che ti piaccia o no, la gente continuerà a chiamarti Mysterium. Ma io non sono più Mysterium. Sono Quentin Beck, il grande illusionista. Beck non voleva più essere un criminale. Buon per lui. Ok. Oh, hai trovato uno dei nostri diari di sviluppo. Era un progetto di mezzo. Purtroppo ci sono altre persone chiuse nei Mysterium in giro per la città. Dobbiamo trovare il responsabile e consegnarlo alla giustizia. Questa storia dei Mysterium non mi convince. Ma se ci sono ostaggi in trappola, devo aiutarli e capire cosa sta succedendo davvero. Ah, un messaggio del... Troppo veloci! Davvero troppo! Siete come pazzi per costringermi a inseguirvi? Che modi! Ma dove va? Si fermeranno prima o poi, no? Thank you.
Chi ha dato la patente a voi cacciatori? Ah, ok. Un messaggio della mamma. Mais, ricordi il furto al museo? Sono stata al deposito veicoli confiscati e ho annotato il numero di telefono sul veicolo che ha inseguito. Forse ho una pista. Vediamoci per pranzo al parco vicino al mio ufficio, ok? Ho del formaggio. Ogni pista è utile. Se non troviamo quel veicolo, il museo dovrà chiudere. E poi, nel buon formaggio non si rifiuta mai. E dove sta sto posto? Allora, la nostra missione principale dove continua? Vediamo. La missione principale continua qui. Mentre questa di Miles continua qui. Accidente, la parte opposta. Vabbè, andiamo. Aspetta, cos'era sto suono? Mi sa che c'è un botto da queste parti. Fai vedere. Ciao Serena, come sta andando la live? Bene, bene, grazie. Che si divertono a tormentare i cittadini. Ma arriverà quel giorno. Arriverà. Mi stavo divertendo ad ascoltare i commenti di J. Jonah Jameson. Sono sempre meravigliosi. Ti sta piacendo questo Spider-Man? Sì. Ma io avevo già giocato al primo Spider-Man a suo tempo quando uscì un bot. E mi piacque parecchio, quindi sono più che contenta di vedere un secondo. Purtroppo lo spin-off su Miles Morales l'ho saltato. È collegato al primo? Sì, è collegato sia al primo che allo spin-off di Miles Morales. E però è molto fattibile, voglio dire. Cioè, anche se eventualmente ti sei perso gli altri, potresti comunque capirci qualcosa, perché comunque, vabbè, è un fumetto, quindi... Ok, però sarebbe comunque meglio vedere gli altri. E le azioni, le sequenze di azioni sono fantastiche. Ti incolla i comandi sin da subito, sin dal primo momento, perché ha azioni frenetiche e davvero ben scritte, peraltro. Allora, per esempio, questa è una side quest, vediamo com'è fatta, anche se l'inizio della side quest è stato interessante. Adesso vediamo come seguita.
non ti seguo mai. Prima degli anni 70 i camion inquinavano da morire. Non avevano marmitte catalitiche. Il mio ufficio lanciò una campagna di ritiro. Di mezzi così vecchi ormai ne circolano pochissimi. Se troviamo una forma di localizzarlos. Ho un'idea. Bel lavoro, ma di nuovo in pista. Questo è Miles Morales, comunque. È l'altro Spider-Man. Allora. Ha ragione su quei veicoli, ha lasciato traccia. Ehi, Miles, ho sentito che ci sarà una serata di gara. Se trovo i pezzi rubati? Sì, non sono mai stato a una serata di gara. Verresti? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto. Che mi metto? Nero? Multicolor? Dai, fammi concentrare. Giusto. E buona fortuna. Incredibile ciò che hanno fatto. Ero così emozionato per la mostra. Tutto il museo lo era. Questa situazione è un po' incresciosa, insomma. Tu sai quanto mi stia a cuore preservare la storia di questa splendida comunità. Certo che lo so, ed è per questo che spero non ritirerai il tuo amore. Ok, vediamo se quei veicoli hanno passato traccia. Direi di sì, quanto pare quelli. Quello usato per il colpo risale alla preistoria. Oh, che puzza di zolfo. Decisamente viene da un vecchio motore. Forse posso fare di più. Poi ogni tanto ci sono minigiochi come questo. Dovrò eliminare le immagini. Allora. Dobbiamo isolare probabilmente. Ah no. Di ancoraggio. Lo so. E riproviamo. Dobbiamo isolare appunto questa molecola, ma è un minigioco che è un po', a volte è un po' insidioso. Così vecchio che ha lasciato una scia di contaminanti. Fantastico! E riesci a seguirla? Ci sto lavorando. Mi sto quasi convincendo che riusciremo a trovare la refurtiva, organizzare la serata e salvare il museo. Wow, 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 wow! Una cosa alla volta! Ok, lo so. Ben, stai attento e fammi sapere se trovi qualcosa. Allora, qui abbiamo una scia, vediamo di seguirla. Che poi non so se si sente, ragazzi, io sto provando a tenere il controller vicino al microfono, ma dal controller vengono fuori diversi suoni che poi si sentono anche nel gioco.
Facciamo così, se no ci mettiamo 6 giorni. Scusi, non si sentiva. Abbiamo consegnato quel che avevo. Il resto è caduto da me. Sarà meglio che lo troviate. Lo so, signore. Proveremo a trovare l'ultimo pezzo. Vuoli fregarci? Che ti avevo detto? No, eh? Ti pagheranno non appena avrà il sassolo. Sai di più, figlio? Piantala, brutto idiota. Quel tizio è straricco. Dobbiamo tenercelo. Allora, dovremmo far ricaricare i nostri upgrade, però io comincerei. Credevate sul serio che non ci saremmo rivisti? Altri amici? Ok. No. Ecco, meglio, eh. Sono finiti. Deadly Sandra, come va? Grazie, bene. Tu? Tutto bene? Benvenuta. Ops, è vuoto. Ok, quindi stanno ancora cercando qualcosa. Eh sì, il sassofono. Tutto bene, grazie. Va bene lo streaming, grazie. Una tromba, capito. Grazie, Ragnetto. Fammi sapere come va. Te chiedo. Devo cambiarmi i vestiti prima. Non voglio rovinare i vestiti. Ok, quindi andremo qui in incognito. Bene. Cerchiamo questo trombettista. Allora, è molto più bello da quando Fisk e i suoi sgherri non ci sono più. Un trombettista che si ritrova eventualmente un sax in mano che non è suo. L'altro cancello, dove sta? Ehi, Camila! Miles, ti serve qualcosa? Oh, no, grazie. Sto cercando Theo, hai visto? Ero impegnata a lavorare, ma l'ho sentito. Segui il suono della sua tromba. D'accordo. L'ho sentito.
Eccolo lì. Grazie a tutti. Il gattino con la cosa, con la mascherina di Spider-Man. Teo, ti vedo bene. Non sapevo che suonassi la tromba. Ci provo, ci provo. Ehi, ti stavo per chiamare. Ero da Kino Music per far sistemare il mio strumento e dei ragazzi hanno portato un sax che avevano trovato per strada. Ho pensato che potesse essere quello del museo. Non voglio rischiare di metterli nei guai, stavano solo cercando di rendersi utili. Sì, sicuramente. Parli del keynote sulla cattedra. Sì, chiedimi Yuji. Grazie. Vado subito a vedere. Mi piace come suoni, bro. Eh sì, effettivamente dovrebbe essere quello il sax. Mamma, ho trovato il sax. Sto andando a prenderlo. Ai, bendito. Angela ne sarà sollevata. Potresti aver salvato il museo. Ehi, sapevi che Teo suona la tromba? Ed è anche bravo. Non ti dico la gente a vederlo. Si sentiva in tutto il parco. Per questo il museo è così importante. La musica arricchisce la comunità e ci tiene uniti. Qui è mia madre a parlare o la consigliera Morales? Entrambe. Ten cuidado, mijo. Articolata per essere una side quest, comunque questa. Oh. Non promette bene. No. Ehi, Spider-Man, stavo per scriverti sull'app. Cos'è successo? Un paio di tizi hanno trascinato via Eugene. Sono preoccupata. Sono andati di là. Grazie, ci penso io. Facciamo una bella scansione. Ah sì, ok, beh, ottimo, sono partita in quarta, ma ovviamente lui voleva fare un'altra cosa. Martello. Facevano sul serio. Meglio trovare Eugene. Ok, cosa vuoi che faccia adesso? Che è bloccato. Capisco perché ogni volta mi dice bloccato. Prendete il radio!
Almeno. Ringrazio. Tutto ok? Un po' ammaccato, ma sto bene. Spero di avere le mie chiavi. Ecco, tieni. Apri lì dietro. Poi sono arrivati quei tizi. È con questo che ha registrato il suo capolavoro Ornitologi, 1946. Sei un fan di Bird? Mio padre non era. Io ne so poco di musica d'epoca. È giovane che vuoi. Hai presente quando un DJ usa accenti sincopati, controtempi o anche alterazioni ritmiche? Quello è tutto bebop. Ascolterò con più attenzione allora. Sarà meglio che lo riporti subito al museo e che chiami la mia assicurazione. Ok, grazie amico. Se potessi accedere al telefono che usavano per comunicare con il loro mandante, si potrebbe risalire a dove stanno. Quindi li aspettiamo qui. Ok, sì, abbiamo parti sufficienti per potenziare i gadget. Anche se stavo pensando più a tute nuove, ma penso che sia uguale. E questo chi è? È ora di eliminare il capo dell'operazione e trovare gli altri pezzi del museo. Andiamo un attimo a vedere qui. Abbiamo la possibilità di sbloccare nuovi costumi ancora per Miles. E però andare a sbloccare più che altro i gadget. Allora, vediamo questo. Prossimo grado. Ok, questo è interessante, che possono bloccare anche i colossi. E quindi abbiamo sbloccato questo, incremento capacità 2, incremento dei proiettili massimi di 1. Ok, andiamo a vedere questi. Non abbiamo componenti a disposizione, no. Qui per la mobilità cosa possiamo fare? Potenza al massimo il lancio d'appiglio. Non mi tenta. Ok, incremento l'energia fino a 135, questo sì, questo mi piace. Ok, quindi adesso possiamo portarlo a 150, ma ovviamente non ci bastano i componenti. In ultimo andrei a sbloccare nuove tute per Miles. Dai, facciamo questa. Allora, la prossima missione si trova qui in alto. E adesso ci andiamo.
inizi la festa. Dicevi che ci avresti pagato all'ultima consegna. Io vi pagherò quando avrò ricevuto. Dov'è? Dov'è Corvo? Lui ha detto che avevate il sassofono. Lui? Lui sei in mano alla polizia. Dimenticati quel dannato sassofono. Mi avete chiamato voi? No, non è vero. E i nostri soldi? Ma dov'è il sassofono? Darren. Il benefattore del museo. C'era dietro tutto questo? Eh già. Meglio che li fermi. Facciamo un male. Siamo stufi. Che ci fa? Chi ha l'idea di portare le armi pesanti? Sono ancora per strada. Spider-Man, aiuto! Stiamo cercando di recuperare gli oggetti rubati al museo. Non è vero. Sarà una conversazione bella lunga. Andiamo. Spider-Man, ti assicuro che io posso spiegare tutto quanto davvero. Dai, prova. Su questo ho i miei seri dubbi. Quando la consigliera Morales saprà che eri coinvolto. Io è qui! È ora di spazzare via quel ragnetto. Darren, stai indietro. Ops, no. Qualcun altro? Oh, sul serio? Era proprio qui. È scappato? Oh, il suo numero. Sembra vicino. La macchina. Attivi a caccia di Darren. È naturale. Vogliono i loro soldi. Chi parla? Sei tu, Luis? Darren, ferma la macchina! Spider-Man, puoi occuparti dei tipi che mi inseguono? Non stavi cercando di recuperare quella roba! Sei stato tu a organizzare la rapina! Io tengo a questi oggetti! Hai finto di tenerci e poi li hai rubati dal museo! Sono parte della storia della comunità! Fanno parte della storia della mia famiglia! Non puoi capire! Non credo di essere io quello che non capisce! Prima togliamo di mezzo gli altri criminali. Devo fermare quei cerchi e metterli tutti dietro le sbarre, incluso Darren. Non mi scappi.
raggiungere Darren. Ah, sei ancora qui? Ascolta, mio padre era uno dei produttori più famosi di sempre. Ha lavorato con metà degli artisti onorati del museo. Buon per lui. Ora ferma la macchina e dimmi dove sono gli altri pezzi. Gli inseguimenti sono una cosa lunga, perché è difficile avvicinarsi. No. Già, che se non sai neanche qual è il freno. Allora, vediamo se ho capito. Tutte le chiacchiere sull'aiutare il museo. Il tempo che hai fatto perdere ad Angela a parlare di sicurezza e così via. Tutte bugie per poter rubare la collezione. Ma la mia famiglia... No! Non dubito che ti interessi la musica. Ma questi oggetti non sono tuoi. Appartengono alla comunità. Andiamo, signore. Lei è in arresto. Questo evento non sarebbe mai stato possibile senza la nostra fantastica curatrice, Angela, e il supporto dell'intera comunità. Lo sforzo collettivo compiuto per recuperare gli oggetti rubati è stato Ok. Conosco qualcuno che in un posto del genere si perderebbe per ore. Il batterista Clyde Stubblefield ha creato alcuni dei più noti e più campionati ritmi funk della storia. I suoi pattern di batteria hanno gettato le fondamenta non solo del funky, ma anche di gran parte dell'hip hop. Ballerina, cantante e commediografa, Florence Mills è stata la ribalta del 1921 dopo aver recitato nel musical di Broadway Shuffle Along. Paladina delle lotte per l'uguaglianza dei neri d'America, ha rappresentato un modello per intere generazioni, contribuendo a rinfrangere numerose barriere razziali. Bella questa parte. Nata a Trinidad, Hazel Scott è stata una vera virtuosa del pianoforte. Entrata alla prestigiosa Juilliard con una borsa di studio a soli 8 anni. Negli anni 30 e 40 si esibisce con successo come cantante e pianista classica e jazz nei nightclub di New York. Diventa la prima donna nera in America ad avere un suo show televisivo e negli anni, mette sempre la sua fama e visibilità al servizio delle lotte per i diritti civili. Josephine Baker era anche un agente segreto contro i nazisti. Josephine Baker è stato un vero fuoco d'artificio, artista, paladina delle lotte per i diritti civili e persino agente della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha incantato il pubblico di tutto il mondo. Nel 1927 diventa la prima donna nera protagonista di una pellicola di primo piano e in seguito fa scalpore esibendosi sul palco delle Folies Bergère a Parigi, spesso in compagnia del suo ghepardo domestico.
su questo posto è magnifico. Mi vergogno ad ammettere che non c'ero mai stato. Dopo aver saputo della rapina, sono voluto venire a visitare. Dicono che quel tizio fosse convinto che tutta questa roba gli spettava di più. Le persone si convincono delle cose più assurde. So che hai contribuito a recuperare il sassofono. Sì, ho potuto toccarlo. Bird faceva miracoli con quel ferro. Mio padre adorava Charlie Parker. Sarebbe felice di sapere che è qui a disposizione della terra. Magari riavvicinarla alla musica. La musica è magia. Poeta, scrittore e drammaturgo, Langston Hughes ha avuto un ruolo centrale nel Rinascimento di Harlem. Ha scritto della gente nera, per la gente nera, usando il linguaggio artistico della gente nera, il jazz, e dal jazz ha preso... Speravamo di trovarti qui. Ah, wow. Tua madre è una forza. Sì. Non ci credo che quel tizio abbia finto una donazione per poi rubare tutto. Per fortuna non l'ha fatta Franca. Già. Questi cimeli devono restare qui. Non rinchiusi in un attico dove nessuno può ammirare. Gabriel Jones era un talentuoso trombettista jazz dell'Harlem del 1930, allievo di Danny Drummer Bellaman. I due continuavano a collaborare fino al loro arruolamento nei servizi segreti militari durante la Seconda Guerra Mondiale. Bellaman fu fatto prigioniero dai nazisti e diede eroicamente la vita per salvare il mondo da un virus creato dai nazisti, mentre Jones partecipò alla guerra di Corea ed ebbe una lunga e gloriosa carriera nello SHIELD. Aspetta, questo mi era sfuggito. No, parliamo prima con questo e poi andiamo oltre. Perché mi sa che quella è proprio una parte che non continua, insomma. Ci parla continuamente di te. Congratulazioni per la mostra. Sono felice che sia andato tutto bene. Merito di tua madre e di Spider-Man, ovviamente. Questo quartiere è fortunato ad averli. Il sassofonista Charlie Parker. Il bebop serviva ai musicisti per favoleggiarsi. Gina aveva ragione. Come per gli MC. Devo ascoltarlo con attenzione. Il sassofonista Charlie Parker, noto come Bird, è stato già tra i padri fondatori del bebop, che ha allargato gli orizzonti musicali del jazz, accelerandone i ritmi e aggiungendovi complesse sequenze di accordi, virtuosismi e improvvisazioni. Ok. Ah,
A cosa dovremmo dare un'occhiata? Grazie mille, grazie di cuore. Ci abbiamo visto tutto. Angela mi ha detto che il museo ha fatto un vero record di abbonamenti. Davvero? Ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo. Senti un po', e se facessimo di nuovo squadra insieme? Avrò un mio costume. Ma... magari con i lustrini. Mamma, no, basta. Basta, no, smettila. Balliamo. Insegnami la salsa. Ok. E questo conclude la side quest sulla musica. Nuovo livello. Quindi un nuovo punto abilità che adesso andiamo... ah, ne abbiamo due di punti che adesso andiamo a spendere. Siamo in 63 al momento, ma il numero è in costante aumento. Lo adoro. Una grande organizzazione con persone splendide. Come possono contattarmi? Interessante. Tramite il nostro sito. Il link è sulla home del Tanicast. Mandateci una o due immagini dei vostri lavori, più il vostro peso e... oh no, il vostro nome, e vi contatteremo. Qui. E questo è quanto, gente. La Cooper Art Coalition. Un commento finale prima di salutarci? Sì. L'arte non si fa. È sbagliato. Come darti torto, Ellie? Oh, quella era mia. Ellie dice che chi ruba gli artisti viene perseguitato nell'aldilà. Più che plausibile. Alla prossima, gente. Allora, andiamo a vedere qui. Abbiamo altri costumi sbloccati per quanto riguarda Spider-Man, che sono questi, lo Spider-Man Noir. E allora, per... vabbè, tanto per Spider-Man non possiamo ancora cambiare perché siamo nel momento in cui in realtà è Venom, quindi comunque cambiarlo non avrebbe senso. Comunque dobbiamo ancora vedere gli altri come vanno, soprattutto questi due e mezzo. Tecnologia costumi, adesso possiamo, penso, sbloccare qualcos'altro qui. Sì, incrementa i danni del 10 portandoli a 130, quindi facciamolo, dai.
e quindi adesso possiamo anche sbloccarli fino al 140, ma non abbiamo ancora i pezzi giusti. Ok, e poi abbiamo due punti abilità che possiamo sbloccare così. Dunque sblocchiamo qualcosa per Miles. Si potrebbe fare questo. Si potrebbe anche fare questo. O questo, ma credo che sia un po' prestino per queste cose qua. No, beh, dai, facciamo questo. Dai, sblocco questo. E così possiamo ulteriormente sbloccare questo. Ricarica completamente la concentrazione quando attivi l'ultra scarica Venom. O se no, la barra di ultra scarica si scarica più velocemente. Si carica più velocemente, scusate. E poi andrei a fare qualcosa per la coppia. Si potrebbe fare questo, per esempio. E facciamo questo. Ok. D'accordo, ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di potenziamenti durante questa live, devo dire, e siamo andati discretamente avanti, anche se però comunque dovremo proseguire ancora con la storia dei Venom. Io farei una cosa adesso, cioè la prossima volta che andremo a vedere Spider-Man, che sarà venerdì per tutta la giornata, andremo avanti prima con la missione principale e poi ci andiamo a fare qualche altra cosa con Miles, soprattutto questi che effettivamente vanno, vanno eliminati. Ragazzi, per questa live io mi fermo qui. Vi ringrazio ancora per la compagnia che mi avete fatto. E sapete sempre che mi fa davvero tanto piacere. Ci rivediamo domani a mezzogiorno, anzi alle 11, scusate, con Farming Simulator. Andremo avanti con la raccolta della pastinaca che abbiamo lasciato in sospeso oggi. Grazie per la compagnia, buonanotte, ci vediamo presto. Ciao, vi amo tutti.